La Campagnola, in collaborazione con Arlia Ceramiche, dà forma al tuo sogno. La patata silana, vero Vincenzo? È quella patata di altissima qualità, no? Una varietà appunto tra le più importanti che abbiamo, e tra l'altro la caratteristica organolettica principale della patata della Sila è proprio quella di possedere una quantità di amido superiore alla media, e ovviamente questo conferisce al tubero calabrese questa caratteristica anche a livello di sapore, di odori, insomma la rende perfetta così com'è. Tra l'altro, qual è la grandezza media della patata silana, Vincenzo? La grandezza media è 55-60. Questa qua è una 55. Ah, questa, ok, che abbiamo di fronte. Quindi rientra ovviamente nella media, perché io ne ho viste di giganti. Sì, infatti quelli poi sono... Che non sono i giganti della Sila. Non sono i giganti della Sila, ma sono dei fioroni poi che escono fuori nelle patate. Quelle sono buone comunque, no? Sì, sono buone comunque, sì. Sono buone per fare altre cose, magari come dire le cotolette di patate. Ah! Che più grande, più è grande, e più le cotolette vengono buone, perché le fette escono grandi. Sono buoni i cotoletti. Sono buoni. Come sani i cotoletti. Senti Vincenzo, un'altra cosa. Tu mi dicevi che appunto hai iniziato da piccolissimo. Ma sì, qualora dovessi dare un consiglio, no, a chi ci sta guardando, magari a giovani che vogliono iniziare questo lavoro, anche perché la nostra trasmissione si rivolge soprattutto ai giovani e lo fa affinché possiamo rendere pratico quello che magari in teoria uno sa, no, lo studia, l'agricoltura, anche a scuola. Noi invece vogliamo proprio far sì che i giovani si avvicinino a questa grande realtà e, perché no, iniziare a lavorare in questo, un ritorno all'agricoltura. Un ecco. Ritorno all'agric- Qual è il consiglio che vuoi dare? Secondo me, io gli do un consiglio ai giovani di tornare nella terra e fare l'agricoltore, perché l'agricoltura è una cosa fondamentale più di tutte le altre cose. Se si ferma l'agricoltura, si ferma tutto. Si ferma il mondo. Si ferma il mondo, giusto. Quindi io consiglio ai giovani, perché alla fine un agricoltore è una cosa, un mestiere come tutti quanti gli altri. Non è che alla fine c'è differenza. Fare l'agricoltore... Anzi, forse ancora più dignitoso. Anzi, più dignitoso. Anzi, fare l'agricoltore sei sempre a contatto con la natura, con l'aria buona che respiri, voglio dire, invece non lo so. Che poi è anche con le proprie origini, no? È anche con le proprie origini, precisamente. Anche perché secondo me ogni volta che tu ritorni qui nel campo è come se ti passassero davanti agli occhi tutte le immagini e tutti i momenti che hai vissuto con la tua famiglia. Infatti, facendo l'agricoltore, sì. La cosa più bella che ricordi? Dell'agricoltura? Sì. È la soddisfazione che tu hai perché cominci un lavoro e poi quando lo porti a termine e magari hai fatto una bella produzione, è la tua soddisfazione. Senti, ma la prima patata che tu hai raccolto, hai preso, no, dal terreno e l'hai mostrata a tuo papà. Quel momento lo ricordi? La mia patata, sì, sicuramente lo ricordo.
Sicuramente, allora quanto ricordo io, le patate si seminavano a mano, adesso invece le seminiamo con la seminatrice. E addirittura c'erano le scavapatate più semplici, a una sola fila, che poi si raccoglievano a mano. Invece oggi è avanzata la tecnologia, perché si scava, si raccoglie, ci ha dato una grossa mano la tecnologia. Infatti, quindi oggi si semina con la seminatrice, quindi tu non li metti più a mano. Senti, tuo papà cosa ti disse? Bravo figliolo. Mio papà è contento che io ancora continuo a fare questo lavoro e lui continua a fare il pensionato. Più felice di me è contadino, e sai perché? Perché la sua terra non può tradirlo mai. Ma guardate quanto è bella, è perfetta, sarà buonissima tra l'altro cucinata. Io mi chiedo solo una cosa, patata, ma perché non favelli? Qua Albino, ti ho portato una patata. Grazie. Ne sei felice? Felicissimo. Allora vi presento subito Albino Carli, direttore del consorzio Produttori Patate Associati. Benvenuto. Grazie, ben trovata. No, è che tu mi devi dare il benvenuto. Benvenuto, vero? Sulla sila, certo. Allora Albino, abbiamo tanto di cui parlare, soprattutto Certo, di questo prodotto, di questa patata della sila, che iniziamo col dire che fino al 2010, se non erro, era riconosciuta come uno dei prodotti agroalimentari tradizionali calabresi. Poi in seguito appunto gli è stata certificato l'IGP. Esattamente, fino al 2010 in sostanza era un prodotto tutto sommato che aveva sì questo riconoscimento di prodotto tradizionale, che però è un riconoscimento che non ha un grande valore sul mercato. Pertanto la richiesta di riconoscimento inoltrata nel 2003 da questo gruppo di produttori che si sono messi insieme per costituire questo nuovo consorzio, questo nuovo organismo associativo, oggi sta dando ragione, perché il prodotto finalmente è collocato in gran parte della grande distribuzione e sta avendo un ottimo successo sul mercato. E ovviamente riuscite anche ad esportarlo oltre i confini regionali. Sicuramente, noi vendiamo molto di più nelle zone del centro e del nord Italia. Sembrerà paradossale, come dico spesso, però la patata della sila IGP, che oggi ha una collocazione sul mercato di prodotto di nicchia, quindi con un prezzo al consumatore abbastanza alto, fa sì che venga ovviamente preferito all'incirca. Da oggi quota all'incirca sull'€1,30, dall'€1,30 all'€1,70 al chilo in vendita al consumatore. Questo perché? Questo perché è un prodotto riconosciuto dal consumatore come un prodotto particolare. Ricordiamo che la patata della sila viene coltivata in un ambiente unico, una montagna a 1300 metri sul livello del mare, incastonata nel cuore del Mediterraneo. È un ambiente assolutamente
particolare che conferisce al prodotto caratteristiche altrettanto uniche. Assolutamente, quindi il prezzo ovviamente deriva anche da tutti questi requisiti. Mi parlavi del consorzio. Esatto. Sì. Voi siete circa 70 soci, vero? Siamo 70 aziende agricole associate che ogni anno fortunatamente aumentano, quindi siamo partiti da un piccolo gruppo, oggi siamo ad un gruppo abbastanza consistente. Producono queste aziende circa 700 ettari di patate, parliamo di 300.000 quintali all'incirca di prodotto. Sono numeri grossi, eh? Sì. E di questi circa 300 ettari, quindi poco meno della metà, viene certificato come IGP. Non questo tutta perché? La produzione, ecco, viene certificata come IGP. Perché IGP ovviamente ricordiamo indicazione geografica protetta. Non tutto perché bisogna seguire dei rigidi disciplinari. E i disciplinari impongono delle regole. Mi preme ricordare che sono inserite solo le varietà tradizionali e sono 6. Quali quindi sono? Le ricordi tutte? Certo, è il mio lavoro, è se non lavoro. Le ricordassi mi licenzierebbero non subito. Non per tutti è così, non è che tutti ricordano. Allora, abbiamo 5 varietà a pasta gialla e una a buccia rossa. Pasta gialla immagino sia questa. Sì, questa è una buccia gialla pasta gialla, questa è una Marabel. In questo periodo si raccoglie la Marabel, che è la varietà più precoce. Ci consente di entrare sui mercati già dai primi giorni di settembre e poi si continua con le altre varietà. Si continua con la Nicola, la Ditta, la Majestic e l'Agria. Per questo, per quanto riguarda patate gialle, sia all'esterno che all'interno. Invece poi abbiamo la Desiree. Questa è ancora più grande. Questa è una patata grande, questa rischia di finire nel fiorone, quindi sì, perché il nostro calibro che mandiamo sul mercato è compreso tra 45, questa te la regalo. Anche perché le patate imbacchiuse con questa è una meraviglia, sì. No? Questa è solo una questione di calibro. Noi abbiamo un grande mercato per questo prodotto con la ristorazione. I ristoratori capito, sono l'occhio, molto... l'occhio. Allora Albino, mi chiedevo, no? Tra le varie domande che magari uno sulla patata può farsi, dico, siccome ci sono tante patate, no, imbustate, le classiche patatine che si mangiano, che vengono mangiate con l'aperitivo, dal ragazzo, ecco, ma perché noi che abbiamo le patate più buone al mondo, le patate silane, non prediligiamo anche questo tipo di prodotto per realizzare le patatine, no, nelle buste, cioè quelle da comprare in qualsiasi bar del mondo e sgranocchiarle così? Ah, è una domanda estremamente interessante quella verità. Che fai. Sì. No, ma perché io ogni volta che compro le patate dico, ma perché non c'è scritto Sila? Cioè, allora. Carlo Cracco, che è uno chef tra i più importanti, stellato e quant'altro, no? Che ha firmato le patatine di una marca molto famosa, perché non potrebbe firmare ad esempio le patatine silane o magari uno chef calabrese, no? Metterci la firma e dare... E una sua ricetta. Allora, scompongo un attimino la risposta. Sono due domande. Allora, perché non abbiamo pensato di fare una industria di trasformazione del nostro prodotto? Le motivazioni sono essenzialmente due. La prima è che non siamo degli industriali, noi siamo degli agricoltori. E secondo il mio modestissimo parere dobbiamo continuare a fare questo lavoro per portare un prodotto di eccellenza, fresco però, non trasformato. Non abbiamo la mentalità di essere industriali e probabilmente siamo anche dislocati logisticamente male. Beh. Poi c'è un altro problema, l'investimento. È vero che noi coltiviamo tante patate, però queste industrie trasformano un quantitativo tale che le patate della Sila basterebbero per coprire il fabbisogno di qualche mese. Dopodiché bisognerebbe, per rendere economicamente sostenibile un investimento del genere, andare comunque ad acquistare altro prodotto. Quindi sarebbe tutto sommato un investimento sproporzionato rispetto a quella che è la nostra produzione. E c'è poi anche un terzo motivo, che non è banale. Il prodotto industriale, benché costi molto al consumatore finale, non riesce a valorizzare la materia prima. Ah, okay. Tanto per capirci, ecco, per far anche capire ai telespettatori di cosa stiamo parlando, un prodotto industriale viene pagato nell'ordine dei 12-15 centesimi al produttore. Noi riusciamo invece, come prodotto fresco, valorizzandolo come IGP, a liquidarlo tra i 30 e i 35. Che è il doppio. Quindi parliamo di più del doppio. Certo.
questo quindi, fa capire ecco, i nostri sforzi dove sono diretti. Ovviamente diciamo che il rapporto investimento e margine di guadagno non è proprio proporzionale. La Campagnola, in collaborazione con Arlia Ceramiche, dà forma al tuo sogno.